Questa associazione nasce, anche se si chiama Associazione del San Bartolo, non solo per il San Bartolo, ma per promuovere l'intero territorio che è la parte nord delle Marche. Quindi noi siamo la porta delle Marche, i quattro comuni, da Pesaro, comune capoluogo di provincia, a Gabice che è l'ultimo comune, e Gradare e Tavuglia che sono i lembi che confinano con la Romagna. Noi siamo la porta nord, quindi, delle Marche, e il baluardo della Romagna. E quindi dovremo promuovere questo territorio a partire dal San Bartolo, ma anche non, facendo anche una politica di accoglienza e di accoglienza in questi comuni. E vorremmo coinvolgere anche la regione, che non ci dimentichi, perché altrimenti noi saremo in difficoltà. Una promozione del territorio che deve cambiare in che modo per far sì che questo progetto abbia un lieto fine? Ma deve cambiare, soprattutto deve far conoscere un parco che oggi sulla carta esiste, ma in effetti turisticamente non ha dato mai nessun risultato. Risultato perché non si è creato una promozione adeguata, soprattutto non si è creato delle attrazioni dentro San Bartolo. Oltre che la promozione, deve avere i collegamenti, gli alberghi. Un turista che vuole andare al Parco San Bartolo non sa come fare. Se invece ha i collegamenti con gli alberghi, che magari delle navette o dei mezzi lo portano all'ingresso del parco, dove lì magari c'è uno che lo accoglie e gli fa visitare i sentieri, le bellezze del parco, questo vuol dire cambiare e promuovere e accogliere il cliente per il parco. Era ora, ma è un progetto pensato da tempo, ma che ci proietta al futuro. Noi l'abbiamo dimostrato anche come Confcommercio, cercando di fare rete con i comuni per i progetti di promozione, con l'itinerario della bellezza. Oggi all'interno del mondo del turismo alberghiero, della ricettività, nasce l'esigenza di lavorare insieme, di unirsi per essere più forti nei confronti delle istituzioni comunali e regionali, e perché insieme possiamo anche attingere a risorse che consentono a questo territorio di essere più presente sui mercati e quindi lavorare per le nostre imprese. C'è Pesaro 2024, che ovviamente è a Pesaro, ma sarà comunque sicuramente un'occasione di lavoro anche per gli alberghi di Gabice, Tavuglia e Gradara, le strutture ricettive, perché ovviamente l'ospitalità che abbiamo a Pesaro in termini di ricettività alberghiera è limitata, nel senso che soprattutto in inverno, perché l'obiettivo di Pesaro 2024 è quello di allungare la stagione, quindi di cercare di lavorare un po' tutto l'anno. Ci sono circa 15 strutture aperte, quindi sicuramente saranno largamente insufficienti per affrontare l'anno della capitale della cultura, per cui questa associazione secondo me nasce anche in questo momento opportuno, perché noi a Pesaro 2024 ci presenteremo come Riviera del San Bartolo e non come Pesaro, Gabice o Gradara e Tavuglia.